Bentornati a una nuova puntata di Facciamo Finta Che insieme a un amico che è qualche mese che non vediamo, quindi un super mega abbraccio. Enrico Baccarini, come stai? Tutto bene, un abbraccione anche a te e a voi. Tutto bene, nonostante il periodo non sia dei migliori, insomma, non si demorde. Non si demorde, noi andiamo avanti, cerchiamo di fare la nostra parte, uniamo un po' i puntini e devo dire che in questi mesi, nelle varie puntate su Telegram, Facebook, Instagram, ho raccolto un po' di quesiti e quindi siamo riusciti a risentirci proprio per fare un po' di collegamenti insieme, perché chi meglio di te ci può raccontare un po' quel mondo che è l'India, l'India antica, in cui accadeva e soprattutto è accaduto qualcosa che ci riporta assolutamente ai giorni nostri. Quindi ho pensato di risentirci per partire un po' dalla cosmogonia, un po' come è nato il tutto, chiariamo un pochettino i Deva, gli Asura, vediamo un pochettino questi Vimana e facciamo dei collegamenti insieme che ci portano magari anche a delle peculiarità, come per esempio le foglie del destino, tutta una serie di quesiti che mi hanno posto un po' in questi mesi e io partirei proprio dal principio. Beh, c'è da dire che bisogna semplificare molto perché il mondo indiano è veramente vasto, complesso, soprattutto ci sono tante visioni, come dicono loro, cioè tanti modi di concepire la storia e il passato. Il punto più importante è che comunque le loro tradizioni per tanti elementi, per tante cose differiscono dalla nostra, ad esempio. Nel caso indiano, per esempio, a differenza del mondo biblico, del mondo, ad esempio, sumero, non abbiamo un atto creativo, non c'è un dio che plasma dalla creta, dall'argilla, un essere vivente e poi gli dà vita. Già questo è un elemento molto particolare. Ci sono delle tradizioni che sembrano richiamarci a questo, ma le tradizioni più importanti invece ci dicono che l'uomo fu pensato, come dicono loro, in tempi estremamente antichi, inarrivabili, e esiste da sempre. Quindi non c'è, come dicevo, un atto creativo, ma l'uomo è un essere tra i tanti che abitano il pianeta, il cosmo, che vive da, direi, migliaia se non milioni di anni. La cosmogonia è altrettanto complessa. Un errore che facciamo molto spesso nel parlare di India e induismo è dire, ad esempio, che è una religione politeista, quindi in cui vengono adorate tante tipologie di divinità. Questo è un errore occidentale che ci portiamo avanti, diciamo, dall'Ottocento. In realtà l'induismo e tutto quello che ne consegue è una religione enoteista. C'è chi si è divertito a contare le divinità indiane, ne ha contate più di 33 milioni, quindi qualcosa di incredibile. Nella realtà dei fatti, l'induismo, nelle sue sei darshana principali, cioè nelle sue sei correnti principali di pensiero, ci dice invece che tutte le divinità, Shiva, Brahma, qualunque vogliate, sono in realtà emanazioni di un essere supremo, inarrivabile, inconoscibile. Quindi non è un monoteismo, ma è qualcosa che si avvicina, si chiama appunto enoteismo. Quindi abbiamo una considerazione un po' diversa da quello che normalmente abbiamo creduto. Così come ovviamente parlavi di cosmogonia, nel mondo indiano, nel mondo induista, generalmente si parla di sette piani superiori e sette piani inferiori, un po' delle sfere celesti e delle sfere, definiamole anche se il termine è improprio, infernali, con vari livelli di evoluzione, con vari livelli anche di esseri. Ma allo stesso tempo il mondo indiano è sempre molto anche concreto, i testi religiosi hanno una parte teologica e teurgica e un'altra parte molto più materiale, dove molto spesso possiamo trovare, lo sappiamo bene, anche delle cognizioni, delle concezioni di tipo scientifico e tecnologico. E sempre nel mondo indiano, appunto, si parla di altri pianeti chiamati Loka, altri universi, universi paralleli. Si ha una concezione della scienza che, ripeto, è frammischiata insieme alla teologia, ma davvero complessa e soprattutto la cosa sbalorditiva, ne avevamo già parlato,
per certi versi simile, per non dire uguale, a quelle che sono le teorie moderne, appunto, dalla fisica quantistica a quella delle stringhe, agli universi paralleli, come citavamo. Eccoci, ci colpisce, no? Questa figura di Shiva in questa ruota molto particolare, che poi è anche una statua proprio al CERN, che anche lì, in Sì. quanto a esperimenti strani, mondi paralleli, loro ufficialmente hanno detto è un regalo e l'abbiamo tenuto lì, ma quella statua lì di Shiva rappresenta veramente qualcosa di forte. Sì, è stato un regalo appunto del governo indiano al CERN, che come sappiamo è il luogo, il centro in cui si studia la materia nelle sue parti più infinitesimali. E perché Shiva? Perché Shiva è il distruttore, ma è anche colui dalla cui distruzione si riorigina il mondo, l'universo, dal microcosmo al macrocosmo. Quindi questo dono, un po' forse volutamente fazioso, è stato fatto dal governo indiano perché, come metafora, Shiva crea e distrugge, ed è un po' quello che succede col Big Bang, il Big Crunch e tutto quello che ne consegue, insomma. E arriviamo un po', si parla molto di Deva e gli Asura, e allora raccontaci un po' chi sono, e come nascono e come sono rappresentati nella cultura indù. Beh, i Deva e gli Asura sono, chiamiamole, delle divinità minori che sotto quelle principali, come possono essere appunto Shiva, Brahma, Vishnu, Krishna, anche se Krishna è una divinità che si innesta in un periodo abbastanza tardo nel mondo induista, ma comunque sono delle divinità minori, sono letteralmente possono essere tradotti e definiti come esseri di luce, nel senso luminosi per un'evoluzione superiore a quella degli uomini, luminosi perché hanno una conoscenza, una consapevolezza superiore a quella che noi abbiamo, noi umani. Deva e Asura, noi da occidentali tendiamo a dare una definizione netta paragonandoli a angeli e demoni, però alla fine, se noi guardiamo anche nell'Antico Testamento, i demoni erano degli angeli caduti e i Deva sono degli esseri di luce, così come gli Asura sono dei Deva allo stesso tempo, però che hanno delle finalità diverse, potremmo dire in certi casi molto più materiali. Sapete benissimo, il mondo indiano è ricchissimo di tante storie, soprattutto di amore, e gli Asura hanno delle fattezze certe volte orribili, ma altre volte sono appunto esseri superiori, ma che, come nel caso del Ramayana, in cui Ravana rapisce Sita, che è la moglie del dio Rama, la rapisce perché semplicemente si è innamorato, potremmo dire, o comunque bra la Brama a livello non solo mentale ma anche fisico. Per cui la differenza principale tra le due è questa almeno nell'induismo delle origini. Poi, nel corso, come ogni religione, dell'evoluzione di questa teologia dell'induismo, vengono a crearsi delle differenze un po' più nette, ma queste sono molto più tardi. Il fatto curioso è che se noi, per esempio, guardiamo la scrittura sanscrito sappiamo vuol dire perfezione, un'altra scrittura utilizzata correntemente è il Devanagari, che vuol dire la scrittura della città degli dèi. Anche questo è molto curioso perché ci richiama a un qualcosa di superiore, a un qualcosa che sta in alto, in cielo, poi lascia ad ognuno la sua interpretazione. Ma un altro dato curioso è, per esempio, che nel mondo indiano abbiamo i Deva, che sono, chiamiamole, le entità buone, e gli Asura, che sono quelle negative. Se noi andiamo nello zoroastrismo, che si trovava in Iran, esiste ancora oggi come religione e che è antico probabilmente quanto l'induismo stesso, noi troviamo le stesse realtà però in maniera speculare, perché nel mondo zoroastriano gli Asura o Ashura, per meglio dire, sono le divinità buone, mentre i Deva, proprio letteralmente Deva, sono le divinità cattive. Questo possiamo fare solo ipotesi, però ci lascia intuire che l'origine
dello zoroastrismo e di quello che poi diventa l'induismo fosse comune e in questi due versanti del pianeta si fossero appunto differenziati in maniera speculare. I Deva sono appunto delle entità, degli esseri che vengono quasi sempre descritti in forma materiale, cioè non c'è un'evanescenza come potevano essere certi angeli biblici, e alcuni di questi Deva, per esempio, ci viene detto che viaggiano nel cosmo, che arrivano sul nostro pianeta per infinite motivazioni, comunque hanno un'interazione, oltre che tra loro, anche con l'umanità dell'antichità, soprattutto l'umanità dell'India, e sono esseri in carne e ossa come siamo noi. Mi piace molto che riusciamo oggi a definire, che spesso li si vede come ai vertici di una piramide. No, sopra i Deva e gli Asura c'è un mondo, e quindi se riusciamo solo ad accennare un po' questa scala gerarchica, per quello che si può fare riassumendo, ovviamente, perché l'abbiamo detto prima, c'è un mondo, ma nel vero senso della parola. Sì, assolutamente, c'è un paragone, appunto è come se ci fossero, un paragone molto banale, ma insomma dei colonnelli e dei generali che sono le divinità superiori, quindi quelle più note, più importanti, che hanno un ruolo predominante nel mondo induista, e poi quelli che sono i livelli inferiori, per cui i Deva in rapporto che comunque non sono esclusi dai giochi, ma interagiscono, e le tradizioni indiane sono veramente infinite su questo, insomma ci sono migliaia di racconti, migliaia di leggende, storie che appunto ci parlano di questi esseri come della loro controparte che sono gli Asura, e ci raccontano appunto quello che hanno fatto su questo pianeta interagendo con l'umanità dell'India antica. Molto bene, e poi una figura molto molto particolare sono questi sette saggi, i sette rishi, che hanno poi portato post diluvio, e compare, fra l'altro, cercate di unire un po' i puntini rispetto a tutti i testi sacri in giro per il mondo, in questa civiltà che era veramente globale, raccontano tutti la stessa cosa, questi sette saggi che hanno portato la conoscenza. Vogliamo accennare anche questo discorso? Sì, il loro nome indiano è Sapta Rishi, Rishi tradotto un po' volgarmente vuol dire, definiamoli saggi, Sapta sette saggi che secondo la tradizione indiana, secondo le leggi di Manu, che dopo i Veda, dopo le Upanishad, è un altro dei testi più importanti dell'antichità, il loro ruolo è quello appunto di salvare a fronte di un diluvio, come succede in Mesopotamia per gli ebrei e per almeno 650 altri miti in tutto il pianeta. Il loro compito però è quello di salvare il Veda, e Veda non è tanto il testo sacro, ma Veda letteralmente dal sanscrito vuol dire la conoscenza, quindi Manu, che è il Noè indiano, a fronte del Pralaya, userò un po' di termini indiani e sanscriti, che è il diluvio, il Pralaya, costruisce un'imbarcazione, ci fa salire animali, uomini, donne, prende semi, ma importantissimo, e questo lo troviamo in tantissime raffigurazioni, sette saggi. C'è il diluvio universale indiano, la nave si ferma alle pendici dell'Himalaya, le acque si ritirano, escono tutti e inizia, praticamente si rinizia a ripopolare questa zona del pianeta, e i sette saggi vengono mandati appunto in ogni zona conosciuta per riportare la conoscenza, perché ovviamente dei pochissimi superstiti si era persa la conoscenza antica. La cosa curiosa è che nelle leggi di Manu, che è questo testo che citavo, si parla proprio di una civiltà precedente, se ne parla in realtà di quattro civiltà precedenti, ma in questo caso specifico si parla della penultima civiltà, esclusa la nostra, e di questi saggi che appunto si sarebbero poi recati in tutto il mondo conosciuto per riportare la conoscenza all'antico splendore. La cosa curiosa è che se noi guardiamo gli Akallu tra i Sumeri, se guardiamo in Sud America, in Cina, in Giappone, per fare solo alcuni esempi, in tutto il pianeta noi troviamo sette esseri più o meno divinizzati che a un certo momento, e guarda caso a seguito del diluvio, arrivano e riportano conoscenze come l'agricoltura, la metallurgia e quant'altro. Quindi è un elemento interessante, tra l'altro suffragato anche da
quella che è la paleoclimatologia, perché gli indiani ci danno un'epoca del loro diluvio e più o meno lo possiamo collocare tra il 9500 e il 10500 a.C. Guarda caso, proprio in quel periodo cosa succede? C'è la fine dell'ultima glaciazione e la paleoclimatologia, cioè quella branca della climatologia che studia il passato, ci dice che in India i mari si innalzano di 140 metri, quindi qualcosa di spaventoso che inonda intere zone costiere e guarda caso anche qui negli ultimi 10-15 anni sono state trovate delle città sommerse lungo tutta la costa indiana e quindi ci sono degli elementi per suffragare questa leggenda, ci sono prove trovate anche dall'archeologia stessa che possono confermare questa tradizione dei sette saggi. Ecco, colpiscono veramente le analogie con gli altri testi sacri e quindi possiamo fare un po' per sommi capi dei punti in comune tra gli Elohim biblici e i Deva e gli Asura. Beh, punti in comune, devo essere sincero, ce ne sono molto pochi perché sono due realtà totalmente diverse, cioè paragonare l'induismo con l'ebraismo è oltremodo difficile perché non ci sono tanti elementi da poter paragonare. Sicuramente pochi e molto scarni sono comunque l'utilizzo e la ritualità del fuoco che troviamo nel mondo antico indiano e troviamo nel mondo ebraico fin dalle sue origini, però altri elementi forti o pregnanti sinceramente non ci sono. Ci sono delle tradizioni interessanti e una di queste viene citata nel Bhagavata Purana, che è uno dei tanti testi indiani, pensate che sono diverse migliaia, salvo i più importanti testi sacri indiani. Nel Bhagavata Purana ci viene raccontata la storia di un personaggio che praticamente viene chiamato Abraman, dove la A, essendo una lingua indoeuropea, è privativa, quindi senza più il Brahman, quindi l'essere supremo, che insieme a sua moglie Sarasvati, cioè è un titolo, Svati è un titolo onorifico, quindi Sara, vengono mandati via insieme ai loro discepoli, accoliti dal mondo, dal territorio indiano, perché vogliono riformare quello che era l'induismo di quell'epoca. E guarda caso vengono mandati, secondo il Bhagavata Purana, nella terra dei due fiumi, che da che mondo è mondo è Tigri e l'Eufrate, quindi in Mesopotamia. Se noi paragoniamo, se vi ricordate i nomi che abbiamo detto, Abraham e Sarasvati, noi troviamo nell'Antico Testamento Abramo e Sara, che guarda caso Abramo inizia la propria missione, chiamiamola così, da Ur dei Caldei, che era in Mesopotamia. Questo è un elemento veramente affascinante, che rimarrà tale perché non è possibile trovare, almeno per quanto ne sappiamo, prove a riguardo, però è una leggenda indiana veramente affascinante. Su altri elementi, come dicevo, il rapporto tra i due non ci sono, ma con Mauro Biglino, quando scrivemmo appunto La caduta degli dèi, eravamo ben coscienti di questo e la nostra ipotesi, che poi abbiamo appunto portato avanti nel libro, è che nel mondo mesopotamico ebraico ci fosse una realtà, mentre nel mondo indiano e direi anche orientale ce ne fosse un'altra, quindi due realtà che poi combatteranno e non solo, ma che erano ben distinte e ben diverse. Andiamo a vedere per ora quello che ci raccontano degli Elohim. Vivevano molto molto a lungo, ma erano mortali. Si muovevano su, per esempio, mi viene in mente il Kavod, delle strane macchine volanti. Avevano delle armi divine, andandole un po' a paragonare a quello che è accaduto a Sodoma e Gomorra, dove vengono raccontati anche gli effetti, queste nubi tossiche. Ecco, mentre invece se ci spostiamo di là, in base a se sono mortali o immortali, quanto vivono, come si spostano, e anche lì le armi sono molto molto interessanti, ovviamente due fazioni diverse. Sì, diciamo che qui c'è un forte parallelismo perché nel mondo indiano le divinità o i Deva non erano immortali. Tanti racconti ci parlano appunto di come divinità superiori, quindi importanti, o Deva vengono uccisi. Anche in questo caso vivevano molto a lungo, grazie all'Amrita e al Soma, che erano due
sostanze, due liquidi di cui non sappiamo bene la composizione, che gli permettevano appunto di avere una vita molto lunga, ma anche in questo caso erano totalmente mortali. Un dato carino che ritroviamo, ecco, qui sì, nel mondo ebraico, è il fatto che molto spesso i Deva o gli dei indiani si riconoscevano per un semplice motivo, cioè che non proiettavano la loro ombra. Quindi, come nel mondo ebraico, era facile sgamare, si direbbe oggi, beccare un Deva o una divinità indiana perché la sua ombra non veniva proiettata a terra. Quindi, questo sì, è come dicevo, uno dei pochi elementi in contatto col mondo ebraico. Per le armi, anche qua c'è un mondo da analizzare. Le armi indiane, delle divinità indiane, sono ben diverse dal semplice arco, freccia, lance, che sono descritte nel Mahabharata, nel Ramayana, ma le Teja Astra, vuol dire armi a energia, letteralmente, con tutto quello che vuol dire questo termine, le Teja Astra delle divinità erano ben diverse. Vengono descritti oggetti metallici che potevano scagliare fulmini, che potevano generare distruzioni o morti di interi eserciti. La descrizione, bisogna stare attenti a usare le nostre conoscenze e a rapportarle al passato, però è ovvio che la descrizione che noi troviamo in tantissimi testi sacri indiani sono molto simili alle armi che abbiamo ancora oggi, per cui il parallelismo viene scontato, poi ci vuole la giusta attenzione e precauzione, però mi chiedo come si possa essere inventato di sana pianta un certo tipo di arma particolare se siamo in un caso unico, perché lo troviamo solo nel mondo indiano, e se non si è visto qualcosa di simile. Per cui è facile creare Apollo con le sue calzette, con le ali che vola in cielo, è già più difficile immaginare un oggetto cilindrico che quando arriva su un obiettivo, come si direbbe oggi, esplode e genera distruzione. È ovvio che il paragone immediato è quello di una bomba, che può essere di qualsiasi tipo, insomma. Ecco, da nucleare al termobarico, ma in realtà a me quello che mi colpì, ma questo accade anche in ambito biblico, sono poi gli effetti sulle persone, perché raccontano di effetti postumi, perché se, bene o male, sull'esplosione, la morte immediata ci si può arrivare, ma gli effetti a lungo termine, paragonabili all'effetto radioattivo o l'effetto di nubi tossiche pericolose per chi aveva sganciato l'arma stessa, quello veramente penso che solo chi ha provato è... E nella Bibbia certe volte racconta proprio di come gli effetti di alcune armi hanno un po' stupito chi le ha usate, in modo che quasi rimanevano coinvolti in queste nubi tossiche. Assolutamente, c'è da dire anzitutto che le armi divine indiane le potevano usare solo le divinità indiane, e nel caso, come per esempio Arjuna nel Mahabharata, quando gli vengono donate, e anche qui se volete è carina la descrizione di come arriva ad acquisirle, però quando gli vengono donate lui viene sottoposto a un vero e proprio training, non è che gli danno l'arma e gli dicono usala, lo prendono e lo tengono 40 giorni per spiegargli come si può usare, perché il problema è che se l'avesse usata nel modo sbagliato non solo avrebbe ucciso l'esercito nemico, ma anche lui stesso e il proprio esercito. Arjuna, una piccola parentesi, sul campo di battaglia descritto nel Mahabharata, che è la piana di Kurukshetra, che esiste ancora oggi, tramite Krishna, praticamente a un certo momento un Vimana arriva sul campo di battaglia, lo preleva, cioè lo fa entrare, e la descrizione che troviamo nel Mahabharata, e anche qui è curioso che un testo così antico, che ha migliaia di anni, ci dia una descrizione del genere. Il Mahabharata ci dice che Arjuna guarda il terreno diventare sempre più piccolo, gli elefanti e l'esercito diventare grandi quanto formiche, poi lui si trova in quello che oggi definiremmo lo spazio esterno, e dopo un certo periodo di tempo arriva davanti a quella che è Indraloka, cioè il pianeta di Indra, che viene descritto come un pianeta artificiale. La cosa bellissima è che viene detto che lui vede decine di migliaia di Vimana che entravano e uscivano da Indraloka, e qui il paragone che mi viene è un po' la morte nera di Guerre Stellari, che per quanto risibile però ci dà un'idea. Questo è nel Mahabharata, invece, migliaia di Vimana che entrano, escono, stazionano davanti a Indraloka, e poi lui entra e
gli viene consegnato una serie di armi e quindi c'ha questo training, ritorna indietro e vince la battaglia. Anche qua, cioè, è facile col senno di oggi dire, ah sì, vabbè, ma se lo sono inventati. Ma consideriamo che stiamo parlando, le datazioni indiane ci dicono che la guerra del Mahabharata avviene almeno 5.000 anni fa. Mettiamo conto che il Mahabharata sia antico solo 2.000 o 3.000 anni, ma molto di più. Com'è possibile che 3.000 anni fa il signor X o i signori X si fossero messi lì a inventare una storia così assurda, impossibile, senza avere le minime concezioni di quello che sarebbe stato il viaggio nello spazio o certi tipi di armi? Cioè, è assurdo pensare il contrario. È molto interessante. E poi ne abbiamo parlato anche una volta. Poi, ragazzi, fra l'altro, Star Wars ha molto a che fare con qualcosa che deriva di lì. E io penso anche un po' a questi eserciti enormi in stile anche Tolkien, che anche lì ce ne sarebbe da parlare, questi eserciti infiniti nel Signore degli Anelli, in cui compaiono questi elefanti, queste fanterie, questi eserciti innumerevoli. E in Star Wars troviamo anche l'esercito dei cloni. Scopriamo che cosa, che è un po' come in una sorta di Gan Eden, anche in India, e questo l'ho scoperto da te, sul tuo canale, te ne ringrazio, a livelli di genetica erano avanzatissimi e riuscivano a clonare, a fecondare e a portare avanti una gestazione praticamente in modo artificiale, fuori utero. Beh sì, anche qui mi spiace ripetermi, però si hanno delle concezioni che sono impossibili. Sempre nel Mahabharata, prendo questo come esempio che è il più lampante, a un certo momento viene raccontata una storia. Ci sono due famiglie che sono quelli dei Pandava, i buoni, tra virgolette, e i Kaurava, che sono i cattivi. La madre dei 100 fratelli Kaurava, come li genera? Non con un semplice parto, anche sarebbe impossibile avere 100 gemelli nel proprio utero. La tradizione, la leggenda, il Mahabharata ci raccontano che lei rimane incinta di suo marito, che ha una gestazione molto lunga, perché dopo i 9 mesi lei continua, non riesce a partorire, per cui dopo circa 2 anni lei si percuote il ventre e, per quanto è brutto a dirsi, ma il Mahabharata dice che dal suo corpo viene espulsa una sostanza grigiastra e carnosa. Quindi qualcosa di amorfo, di non definito. Arriva Vyasa, che è un personaggio importantissimo nel mondo indiano, colui che ad esempio aveva diviso il Veda in 4 libri, e cosa succede? Lui prende subito questa sostanza e la pone in delle giare particolari, giare che permettono a questi, dividendole per 100 parti, giare che permettono a queste 100 parti di questa sostanza di evolversi, di crescere e di trasformarsi poi nei 100 guerrieri Kaurava, 100 gemelli Kaurava, che poi daranno filo da torcere appunto alla famiglia dei Pandava. La descrizione, che io ho semplificato molto, però il nome di queste giare, che vuol dire urne della vita, la descrizione che ne viene fatta, altri racconti estremamente simili, per non dire uguali, in tutto il mondo indiano, ci raccontano una storia che è impossibile. Cioè, nessuno si è mai immaginato una gestazione extrauterina, quindi un qualcosa che fuori dal grembo materno, dall'utero, potesse permettere alla vita di crescere, evolversi e dare origine a un essere vivente. Nel mondo indiano noi lo troviamo, e appunto, come dicevo in un video pubblicato recentemente sul mio canale YouTube, lo stesso Narendra Modi, che ancora oggi è il primo ministro indiano, quando pochi anni fa praticamente creò un nuovo reparto di genetica a Nuova Delhi, lui stesso disse che la genetica era antica migliaia di anni nel subcontinente indiano, quindi che, riprendendo le antiche tradizioni indiane, si sarebbe potuto trovare altre storie, non moderne ma antiche, in cui si parlava di genetica, si parlava di gestazione extrauterina e non solo.
un po' come la pubblicità di cui si parlava anche con Biglino, che per promuovere la compagnia di volo aerea indiana utilizzavano un po' lo slogan del "Sui nostri cieli si vola da migliaia di anni", ecco, anche lì è risaputo. C'è da dire che la compagnia indiana del Bangladesh di qualche decennio fa, ormai non si chiama più così, si chiamava Viman Airlines, proprio in onore di Vimana, per cui anche lì, insomma, è curioso. E veniamo poi a un pochettino anche a quello che sono i giorni nostri, perché so che molti mi raccontano: voglio andare in India per fare l'esperienza delle foglie del destino. E allora, se tu ce lo potessi spiegare, perché è un qualcosa di veramente molto, molto particolare. È una cosa veramente affascinante e allo stesso tempo atterrisce. Le foglie del destino, secondo la tradizione indiana, sono i resoconti di anime che loro dicono sempre furono viste nel passato più remoto, milioni di anime che si sarebbero incarnate nel corso delle epoche, sia nel continente indiano che al di fuori. E questi saggi, praticamente sempre a memoria, perché nel mondo indiano tutto è a memoria, avrebbero ricordato quello che sarebbe stato il percorso di queste anime nelle diverse vite. A un certo momento queste storie, questi percorsi vengono messi in forma scritta e dove viene fatto questo sulle foglie di palma, che sono il corrispettivo dei papiri egiziani. Quindi noi oggi abbiamo in India templi, perché si parla solo di templi, in cui sono conservate milioni di foglie di palma dove sono descritte le varie incarnazioni che un individuo, che un'anima e quindi un individuo può andare a cercare. Io mi occupo di certi temi di confine, ma quando ascoltai, quando sentii per la prima volta questa storia, andai in India e feci personalmente, ero abbastanza scettico all'inizio perché mi sembrava assurdo, però quando le feci nel tempio di Vashinta Koil, che è nel sud dell'India, mi sono trovato davanti a un personaggio, per farvi capire come funzionano, che ha cominciato a raccontarmi non solo il nome dei miei genitori, che solo io conoscevo, ma dettagli della mia vita privata, di alcuni traumi magari avuti quando ero più giovane, di alcune problematiche, cioè un dettaglio sulla mia vita privata che solo io conoscevo e conosco ancora oggi. Per cui si va a un livello di dettaglio veramente profondissimo. Ho amici che hanno scettici che hanno provato a farle e loro stessi si sono trovati davanti a un personaggio sconosciuto che non avevano mai visto né li conosceva, che ha cominciato a raccontargli la loro vita a un livello estremamente intimo. Uno ci può credere oppure no. In India molto spesso si sente dire che bisogna sospendere il giudizio. Si tratta di una tradizione che dura da secoli, se non migliaia di anni, in maniera molto più corretta, e è difficile da accettare se non la si vive, è questo il discorso. Però è una tradizione che chiama in causa sempre i sette saggi di cui parlavamo prima, è una tradizione che affonda le radici stesse dell'induismo e che poi nel corso del tempo si è anche mischiata con la Jyotisha, che sarebbe l'astrologia indiana, che è tutta diversa da quella occidentale. Pensate appunto che in India addirittura ci sono 4-5 università in cui ci si laurea in astrologia, per cui è un mondo totalmente anche qui diverso dal nostro. Ma la questione delle foglie di palma è una questione ancora aperta, non si possono spiegare, non si possono comprendere. C'è da dire che negli ultimi anni, come succede in tante cose, si è anche molto mercificato, questo ci tengo a dirlo, al punto tale che oggi vengono lette anche via Skype o con sistemi simili. Fatto è che la tradizione delle foglie di palma o foglie del destino dice invece che questa lettura può avvenire solo se l'individuo, quindi l'anima della persona, è predestinata ad andare in India ed è predestinata a farsi fare una lettura. Insomma, conosco anche persone che si sono trovate all'ultimo a cercare di farsele leggere, ma non è stata trovata la loro foglia. E poi, giusto per vedere un po' tecnologia presente e passata, mi ha colpito che, non so se vale per tutti, ma bisogna anche fornire un'impronta digitale al momento del richiederle.
Sì, questo non l'avevo detto prima, praticamente per gli uomini viene richiesta l'impronta del pollice destro, mentre per le donne del pollice sinistro. Dall'impronta che sappiamo essere unica, o quasi per ogni individuo del pianeta, vengono trovati 108 punti e 108 un numero sacro nel mondo indiano. E questi punti poi permettono al bramino, perché si parla di bramini, quindi preti, il corrispettivo dei preti indiani, cercano in queste enormi biblioteche il corrispettivo del valore numerico che è stato trovato dell'impronta. E viene portato praticamente un rocchetto che è grosso in questo modo, dove ci sono circa un 200-250 foglie, e il bramino inizia praticamente a scorrerle. Uno gli fornisce semplicemente nome, cognome, data di nascita e l'impronta, lui inizia a scorrerle, ma è dall'impronta che viene trovata la foglia. E io nel mio caso, per esempio, mi sono sentito dire: tuo padre si chiama così, tua madre si chiama così, sei figlio unico, hai fatto questo tipo di studi senza, insomma, non dicendo l'università, però mi hanno detto che praticamente avevo continuato per molto tempo i miei studi, che avevo fatto questo, quest'altro, che avevo perso, ad esempio, mia nonna nel 92, cioè tutte cose, ma ora qui non vado oltre perché poi sono alcune private, però con un livello di dettaglio che mi sono dovuto ricredere, cioè mi sono trovato davanti a questa persona con la pelle d'oca, con sbiancato letteralmente, e alla fine, quando ne sono uscito, ero una persona diversa perché comunque non sono imperative le foglie del destino, cioè vengono fatte semplicemente per poter migliorare il proprio karma, quindi per poter espiare meno vite, espiare meno karma nelle vite future o in quella attuale. Però c'è il libero arbitrio e uno può decidere se seguire i consigli che il bramino ti darà dopo la lettura oppure no. Quindi è qualcosa di abbastanza semplice e facile. Ci tengo, tornando al discorso di prima, anche a dire che il costo è relativamente esiguo perché si va dai 10 ai 50 euro. I 50 euro vengono chiesti se ti vuoi sapere anche quando morirai e quant'altro, insomma, per cui per loro sono cifre enormi, per noi sono poco o nulla, insomma. E mentre in ambito occidentale chi specula su queste cose chiede centinaia e centinaia d'euro, e questo ci tengo a dirlo perché sono tradizioni che poi vengono sporcate nel loro senso più puro da chi vuole commercializzarle, mentre sono qualcosa di veramente bello, affascinante e anche serio che deve rimanere tale, insomma, per cui è brutto quando si vede mercificare cose di questo tipo. E per chi chiede, ma com'è possibile? E spieghiamo un po' questa cosa delle anime che scelgono di incarnarsi in questo pianeta e il ciclo del samsara, delle reincarnazioni, perché poi tutto sta nell'uscire da questo gioco, quindi nel togliere il velo di Maya e nel poter poi uscire. Quindi spieghiamo un po' questa cosa delle Sì. anime dal loro punto di vista. Sappiamo che nel mondo indiano, come in quello buddista, il buddismo nella sua corrente principale è più una filosofia che una religione, però il buddismo deriva dall'induismo. Buddha era un induista. Secondo l'induismo, noi viviamo un ciclo di morti e rinascite, quindi ci reincarniamo in corpi superiori o inferiori. Mi posso anche reincarnare in un cane, in un lombrico. Per questo certi animali sono sacri in India, perché la mucca che ho nel giardino potrebbe essere mio nonno o mio antenato. Insomma, in base ci si reincarna in esseri superiori o inferiori in base ai debiti karmici. Quindi, se mi sono comportato bene in questa vita, avrò poco karma da espiare. Se in questa vita ho ucciso, truffato, fatto del male a una o tante persone, ovviamente avrò un debito karmico enorme, quindi lo dovrò espiare nel corso di tante reincarnazioni. Questo perché? Perché a monte di tutto, della filosofia buddista, a monte dell'induismo, secondo loro la carne, la materialità è sofferenza. Quindi il raggiungere il moksha o il nirvana, il moksha è nell'induismo ed è il corrispettivo del nirvana per il buddismo, vuol dire liberarsi dal giogo della materialità, della sofferenza, e quindi ritornare a essere un tutt'uno con quell'essere supremo che citavamo prima.
Quindi le foglie del destino, come dicevo, aiutano a estinguere un po' di karma, se si vuole. Il mondo indiano, il mondo induista, il mondo buddista e tante altre realtà di quelle zone orientali ci parlano appunto della reincarnazione. Uno ci può credere oppure no. Anche qui faccio solo presente che nel cristianesimo delle origini figure come Origene parlavano di reincarnazione, poi è stato ovviamente tolto dalla circolazione con queste tematiche perché non potevano rientrare in quello che era il cattolicesimo che si stava creando, il cristianesimo anzi che si stava creando. Però tante civiltà del passato in tante zone del pianeta ci parlano della reincarnazione e ci sono anche tante storie bellissime che si possono trovare su libri online, ormai tutto è diventato online, di bambini che si ricordavano vite precedenti, sono famosi alcuni casi indiani, e che quando si sono trovati ad andare nei luoghi che dicevano essere appartenuti a questa vita precedente, riconoscevano luoghi, persone, e sapevano dire a degli emeriti sconosciuti fatti privati o cose molto personali, per cui anche qua è impossibile ad oggi spiegare la reincarnazione dal punto di vista scientifico, ci si può credere come no, però ci sono tanti elementi, almeno io ci credo, ci sono tanti elementi che ci fanno assolutamente propendere perché questo ciclo di anime, che noi definiamo così, esista e persista da migliaia se non milioni di anni. Nell'arrivare qui regna poi l'amnesia, ma non per tutti, qualcuno come se fosse riuscito a fare un piccolo backup nell'incarnarsi ha conservato delle informazioni e questa cosa è molto importante, così magari la paragoniamo anche un po' al concetto di Avatar. Sì, c'è da dire che anche penso capiti a tutti nella propria vita, anche se poi si tende tutto a spiegare tutto con cose scientifiche, però capita a tutti nella propria vita di magari incrociare una persona o andare in un luogo anche molto distante e sentirsi a casa in quel luogo, sentire che quel luogo l'abbiamo già vissuto o che quella persona l'abbiamo già conosciuta. Sono sensazioni, molto spesso chi non si ricorda, come il 99% delle persone, quelle che sono o sarebbero le vite precedenti, ha delle sensazioni che lo riportano a un passato, ma rimangono tali, per cui dei segnali dal passato, potremmo dire così, ce li abbiamo, magari nella vita di oggi, di tutti i giorni, che è una vita frenetica, attaccata al cellulare, alla TV, al lavoro, non ci facciamo neanche caso, ma se prestassimo un po' più attenzione a certi segni che comunque sono sempre intorno a noi, sono sempre presenti, sicuramente magari qualcosina di più capiremo di noi stessi. Molto interessante. E poi tutto viene in questa ciclicità raccontato anche con dei periodi del yuga. E vogliamo un po' accennare anche a questo discorso, perché è molto interessante e lo si può anche paragonare a quello che accade e che spiega una versione del perché stiamo vivendo questi giorni e questi periodi così impensabili da vedere fino a qualche tempo fa. Sì, beh, sapete che nel mondo indiano tutto è ciclico, per cui c'è una genesi, una nascita, un'evoluzione e una morte. Gli yuga non sono altro che periodi più o meno lunghi, in molti casi si parla di centinaia di migliaia, se non di milioni di anni, in cui viene contestualizzato, viene inserito il mondo indiano. Noi per esempio ad oggi siamo nel quarto yuga e viene chiamato Kali Yuga, cioè il periodo di Kali la nera, Paredra, quindi compagna del dio Shiva, però la cosa curiosa è che questo periodo è iniziato nel 3102 avanti Cristo e questo ce lo dice proprio il Mahabharata, inizia con la morte di Krishna e durerà per altri 430.000 anni almeno, per cui come vedete sono periodi enormi, lunghissimi, e la ciclicità la troviamo in tutto, così come parlavamo prima di un diluvio universale, questo non è l'unico diluvio che è avvenuto sul nostro pianeta, sulla Terra, ma ne sarebbero avvenuti almeno altri 4, se non 11 per altre fonti antiche indiane, quindi è un iniziare, un evolversi, un morire dell'universo, della vita, delle civiltà, di tutto quello che ci circonda.
E te parlavi dei tempi moderni, siamo ancora agli inizi perché il Kali Yuga appunto è iniziato da poco più di 5.000 anni, ce ne sono almeno 420.000 e qualcosa ancora da espiare, comunque sia sono periodi estremamente lunghi per gli indiani, appunto nel periodo di Kali, quello che stiamo vivendo, l'uomo toccherà la materialità più bassa, quindi l'uomo si immergerà nella materia e ha perso, se non in rarissimi casi, quello che erano la sua scintilla divina, nonché un legame con mondi superiori, definiamoli in questo modo, mondi anche spirituali, ovviamente, che nel mondo indiano e non solo esistono da sempre. Bene, così ritorniamo in fase finale un po' a quello che ci siamo detti sulla genetica, ma anche sulla forma sacra, sulla sensibilità verso il mondo animale, al punto che ci sono proprio degli ibridi, delle figure mezzo uomo, mezzo animale, e se ne incontrano veramente tante, in India. Mi viene in mente Hanuman, mi viene in mente Ganesha. Ecco, vogliamo un po' toccare anche questo tema. Beh, sì, allora ogni divinità che ha una parte o la testa animale ha una sua storia. La storia di Ganesha, per focalizzarci su una, è quella che era uno dei figli di Shiva e a un certo momento lui, non riconoscendolo perché era stato molto tempo fuori da casa, semplicemente si trova questo bambino che non lo vuole far entrare in casa, quindi lui in uno scatto di ira gli taglia la testa. Arriva sua moglie e gli dice: "Ma cosa hai fatto?" E quindi lui l'unica cosa che poteva fare era trovare un altro animale più o meno di quell'età e mettere sulla testa del suo figlio, poverino, decapitato, la testa di questo animale. L'unico che trova è un piccolo elefante, per cui prende la testa da questo elefante e la pone su quella di suo figlio, e da lì nasce, questa è una delle tradizioni, poi ce ne sono altre, nasce Ganesha. Qui non si parla di innesti o quant'altro, non ce la vedo io personalmente, ho una controparte genetica rispetto ad altre che citavamo prima, però sicuramente il personaggio Ganesha è un personaggio emblematico perché è colui che scrive il Mahabharata, è colui che viene invocato quando si sta per iniziare qualsiasi cosa, da un esame a una trasmissione televisiva a un compito, è il protettore dei saggi, per cui questa figura per questo è molto venerata in India e ci chiama ovviamente, ci crea un ponte, ma è solo tale perché io personalmente ad oggi non ho trovato riferimenti più specifici col mondo egiziano, dove in realtà ci sono tantissime divinità che hanno una testa animale, una testa leonina, canina, di ibis o quant'altro. Insomma, è una curiosità che purtroppo per ora rimane tale perché i testi indiani, quelli che almeno abbiamo e possiamo studiare, non ci raccontano la leggenda delle nascite, ma non ci danno altre spiegazioni di nessun tipo. Ecco, quelle che abbiamo, perché poi in realtà soprattutto gli inglesi che sono passati di lì hanno fatto un po' razzia, ma rispetto ad altri non hanno distrutto, come facevano altre civiltà, hanno preso. Quindi secondo me c'è qualcuno che avrà dei testi molto molto interessanti, chissà che cosa hanno trovato, ecco, quindi un po'. Beh, sì, considerate che ad oggi i tedeschi e gli inglesi, come dicevi te, più o meno dall'Ottocento ad oggi hanno tradotto non più del 5-6% dei testi sacri indiani, per cui un'inezia, e molte di queste tradizioni sono ancora orali, per cui non hanno una forma scritta. Per cui capite che è un mondo ancora sconosciuto totalmente. E sì, purtroppo ci sono state tante distruzioni. Un Islam, quando entrò nel mondo, nel subcontinente indiano, come anche i cristiani, senza, cioè bisogna vedere l'una e l'altra parte, i gesuiti cristiani o certe correnti islamiche hanno trucidato centinaia o migliaia di persone, ma hanno anche distrutto migliaia, se non milioni, di testi sacri. Considerate che oggi delle foglie del destino, delle foglie di palma, ne possediamo circa un 40%, perché il 60% è stato bruciato o dagli islamici, dalle conquiste islamiche o dalle conquiste cristiane. Per cui
alla faccia del salvaguardare altre civiltà e altre culture, quando noi siamo arrivati in Sud America, come in India, come in tanti altri paesi nel passato, abbiamo creato solo, anzi solo no, ma molto spesso morte e distruzione. E io dico non per ignoranza, in realtà chi li ha mandati a distruggere sapeva cosa stava facendo, ma serviva a cancellare un qualcosa per toglierlo all'evoluzione dell'umanità stessa, e quindi anche lì questa divisione, un po' questa torre di Babele che ritorna, no? Nel dividere quello che una volta era una civiltà globale, in un processo, io potrei dire, non c'è colpa, c'è dolo, lo sapevano e l'hanno veramente fatto apposta. Ci sono stati anche personaggi del mondo islamico e del mondo cristiano che hanno salvaguardato tanti individui, quindi hanno salvato tantissime vite, hanno salvato anche tanti testi, però la maggioranza è stato appunto cancellare quello che c'era prima per provare a innestare qualcosa di nuovo. E questi scontri durano ancora oggi, ecco, comunque se guardate quelle che sono le notizie che ci vengono dall'India, pensate che gli induisti non hanno mai fatto guerre di conquista esterne. Uno può dire hanno un territorio talmente vasto, sono 1,2 miliardi, non ne hanno bisogno, però sono sempre stati conquistati dai portoghesi, dagli inglesi, dai cristiani, dagli islamici, però loro hanno sempre cercato di vivere nel loro territorio senza mai dare fastidio a nessun altro che era nei dintorni, insomma. Dovremmo imparare da loro. Ecco, veniamo quindi a te, perché in fase conclusiva vedo che stai facendo un sacco di cose, anzi comincio subito a ringraziarti perché hai trovato di nuovo il tempo per noi, abbiamo già fatto una puntata, invito tutti ad andarla a riprendere. A che cosa stai lavorando? Vedo un sacco di progetti, un sacco di cose interessanti, dei documentari, quindi raccontaci un po' che cosa stai facendo. Beh, non posso svelare, sto preparando un paio di libri che ovviamente non posso svelare al momento, ma la scrittura e la ricerca sono il mio grande amore e quindi quelli continuano. Da un po' di mesi a questa parte ho fatto rinascere il mio canale YouTube, perché il mondo del videomaking, come si chiama, è sempre stata una passione latente in me, avendo fatto anche documentari e quant'altro, insomma, per grossi emittenti, per cui in proprio e con i miei mezzi sto cercando di fare video più o meno lunghi o documentari più o meno lunghi su aspetti specifici della mia ricerca, dei miei studi, che non sono solo sull'India, quindi se posso invito tutti a iscriversi anche al mio canale, oltre che al vostro, ovviamente, questo è sacrosanto. E sto lavorando poi alcune cose, un po' come accennavo, a temi come la genetica nell'antica India, a riprendere alcune tematiche e argomenti del mondo orientale che sono state trascurate negli ultimi decenni o secoli, così anche come in parallelo sto facendo delle ricerche su questa civiltà precedente alla nostra, chiamiamola prediluviana, che si estese in tutto l'Oriente, quindi appena sarà possibile viaggiare spero di rimettermi su un aereo e andare in questi luoghi, però da Gobekli Tepe alle Maldive, all'Estremo Oriente, insomma sto Karantepe, non lo voglio dimenticare perché scoperta di poco, è ancora più antico di Gobekli Tepe, insomma spero di proseguire su questa onda e su queste tracce. Assolutamente consigliatissimo sì al tuo canale YouTube, di cui io vengo di tanto in tanto, perché io continuo sempre la ricerca, mi piace, è proprio un divenire e sei una fonte preziosissima per tutti i ricercatori, ma anche poi gli articoli, perché anche quelli sono molto molto interessanti. Dove li possiamo leggere? Beh, gli articoli, c'è il mio sito internet enricobaccarini.com. Vi invito, se siete ancora amanti del cartaceo come me, al di là dei libri che scrivo, anche ogni mese in edicola c'è Era Magazine, la potete trovare in tutte le edicole italiane, e lì cerco, io come direttore, ma voglio dare sempre spazio ad altre voci, cerco di dare appunto voce a quelle che sono gli studi, le ricerche di tanti ricercatori italiani e stranieri su varie tematiche, dalla palastronautica all'antropologia, alle scienze della mente, a cose più spirituali, quindi in Era Magazine cerco di, per quanto ormai il cartaceo sia apprezzato da pochi, ma di dare voci a tanti studiosi che hanno tanto da dire. Insomma, in Italia, anche qui da secoli o millenni, è una fucina di menti, di geni e di persone che hanno rivoluzionato la storia e non solo.
consigliatissima anche la rivista. Io poi ti seguo anche su Instagram, seguite Enrico un po' ovunque perché trovate veramente degli ottimi spunti proprio per unire i puntini su tutti, su tutto soprattutto. Quindi un abbraccio grandissimo Enrico per essere stato insieme a noi quest'oggi. Grazie mille, un abbraccio a te e a voi. E grazie a chiunque potrà contribuire con un like, un commento, una condivisione, un passaparola, fino ad arrivare alle graditissime donazioni e abbonamenti che sono un po' una novità di questo canale. Un abbraccio grandissimo, grazie Enrico, di tanto in tanto ti veniamo a consultare, così Quando prendiamo un volete. po' di informazioni sempre preziosissime. Un abbraccio anche a voi che ci avete seguito, Hare Krishna, appuntamento, alla prossima puntata. Grazie. Thank you.